cibo che serve è una buona pratica di economia circolare che vale per 5. Ha un'attenzione particolare all'ambiente perché si producono meno rifiuti. Favorisce la responsabilità sociale delle imprese che sono spinte a donare, ma hanno anche dei vantaggi economici grazie alle numerose agevolazioni che ci sono. Ha un'attenzione per la solidarietà, infatti è un moltiplicatore di solidarietà che aiuta chi aiuta. Le Acri di Roma non si sostituiscono alle più importanti organizzazioni solidali della città come la Caritas, ma vanno in loro aiuto. In questi ultimi 2 anni abbiamo recuperato 2 milioni di pasti. Ha una valenza educativa perché nelle scuole portiamo tantissimi laboratori di prevenzione, di educazione alla prevenzione dello spreco. Ha una forte attenzione alla salute, perché noi recuperiamo cibo di qualità e doniamo alle persone in difficoltà cibo di qualità, in particolare frutta e verdura, grazie a una collaborazione col Centro Agroalimentare di Roma, che sono alimenti nobili e sono i primi a essere tagliati nelle famiglie per questioni economiche. Il punto di forza della buona pratica e il cibo che serve è la rete. La rete è come un vero e proprio percorso di condivisione, un'alleanza tra le ACLI, con le istituzioni di prossimità, con le organizzazioni solidali, con le imprese. Una novità di questo ultimo anno è la collaborazione con la S Roma. E in particolare quando la Roma gioca in casa all'Olimpico ci viene donato il cibo dell'ospitality, cibo di grandissima qualità che viene subito portato dai nostri volontari alle organizzazioni solidali nelle periferie geografiche della città. Ma la marcia in più della buona pratica e il cibo che serve sono i volontari, sono preziosissimi, ci mettono testa e cuore e tanto tanto impegno, perché vi assicuro che si riceve sempre di più di quello che si dona.